Ciao a tutti e benvenuti a questa serie di micro video che ho deciso di fare questa settimana per raccontarvi le motivazioni del mio sì al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Prima di qualsiasi cosa, vi ricordo i miei canali social: sono su Instagram spadoni-mariedera, su Twitter mariederamc5s. Iscrivetevi al mio canale YouTube e ovviamente, se vi piacciono i miei contenuti, mettete like alla mia pagina Facebook. Bene, partiamo subito. Il primo motivo per cui io voterò sì al referendum costituzionale è per coerenza. Perché vi racconto com'è andata in questi ultimi 40 anni. Ci sono stati dei partiti politici, anzi tutti i partiti politici, sia del centrodestra che del centro-sinistra, che hanno sempre proposto e portato avanti il taglio dei parlamentari, senza mai effettivamente farlo. Quindi, giusto qualche memoria storica: prima commissione bicamerale per le riforme costituzionali, 1983-85, si inizia a parlare di taglio del numero dei parlamentari. Seconda commissione bicamerale per le riforme costituzionali, 92-94, De Mita Iotti, anche lì si parla di taglio dei parlamentari. Terza commissione bicamerale per le riforme costituzionali D'Alema, anche lì parliamo di tagli. Nel 2005 il Parlamento a maggioranza centrodestra approvò la riduzione, ma poi non la portò avanti fino all'ultima lettura. Nel 2007 la prima commissione costituzionale propone la riduzione con la bozza Violante. Quindi tutti gli schieramenti, centrodestra e centrosinistra, hanno sempre portato avanti la riduzione del numero dei parlamentari, senza però poi riuscire ad approvarla definitivamente. Quindi io voterò sì per coerenza. Perché? Perché io ho sempre votato in Parlamento questa riforma. Sono profondamente convinta che la riduzione del numero dei parlamentari sia necessaria per il Paese, quindi io ovviamente voterò sì per coerenza. Vi ricordo qualche info tecnica: si vota il 20 e il 21 settembre, domenica 20 settembre dalle 7 alle 23, lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. Il quesito è semplice: vuoi tagliare il numero dei parlamentari? Sì. Non vuoi tagliarlo? No. Non c'è nessun voto sul governo o sul Movimento 5 Stelle. Si tratta semplicemente di ratificare e confermare qualcosa che il Parlamento ha portato avanti e tutti gli schieramenti hanno portato avanti. Ricordatevi il documento d'identità, la tessera elettorale e indossate la mascherina per la vostra protezione e per quella degli altri. Ci vediamo domani e così vi racconterò il secondo motivo per cui voterò sì al referendum costituzionale. Ciao!